Dai. Oi. Ah, ma sei brava, eh? Dai, dai, tirati su. È stata male. Che c'è? Cane. Andiamo fuori a cena? Hai fame? Io tantissima. Ma e sai dove andiamo stasera? Sì, nel ristorante romano. Ma veramente? C'è a Novara un ristorante romano di cui io non sapevo l'esistenza. Ma cosa c'è da mangiare? La carbonara romana, amore. Io penso che la facciano, altrimenti ti consiglio la matriciana. La matriciana è sugo e pancetta, anzi guanciale. Comunque quando arriviamo vediamo, ok? Si mangerà da Dio. Tra 5 minuti si esce. Sei arrivata? Sì, io ho trovato. Fammi vedere un attimo. Allora, ti vedo. Chiudi gli occhi. Ti prego. No, Ali. No, 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 tu non esci, non vai da nessuna parte conciata così. Io mi vergogno. Hai solo 5 anni. Ehi, cosa stai cercando? Aspetta. No, allora, ascoltami bene, Anastasia. Adesso, a parte gli scherzi, truccarsi per gioco, per stare in casa, va bene. Per uscire, no. Non toccarla che è mia quella, e ho solo quella. Anastasia, non sto scherzando, mi devo arrabbiare davanti a tutti? Vai a struccarti immediatamente gli occhi, eh. Ma ti senti bella? Sì. Ma dove? Non sei bella, sei bella naturale. Tu sei una bambina bellissima e sei bella naturale. Ragazzi, anche voi, ditelo ad Anastasia che sta bene senza trucco. Per i bimbi così piccoli, uscire truccati è veramente una cosa bruttissima. Se vuole giocare a casa si può truccare, le diverte, piace tanto, è molto vanitosa, molto femminile, ma per uscire no. E se siete d'accordo con me, scrivetelo nei commenti, aiutatemi, fateglielo capire che non si esce truccati a 5 anni, vero? E voi? Cosa? No, invece no. E voi ragazzi, vi truccate per gioco o per uscire? Truccata? Brava. Guardate il rossetto. Vabbè, il rossetto è leggero, ancora, ma gli occhi non si potevano guardare. Adesso fammi vedere la maglietta, che tu dici essere pulita. No, ah, l'hai arrotolata, ma sei troppo astuta. Tu non hai capito che stiamo uscendo a cena e tu esci pulita. E allora non vieni, ti riporto dalla nonna, va bene? Torniamo dalla nonna? Non si vede tanto. Ma non si vede tanto perché ti sei arrotolata la maglietta. Vai a cambiarti, che hai 150... Anastasia, hai 150 magliette, potresti anche sfoggiarne una diversa. Ani, guardami. Ho detto guardami. Ho detto guardami. Guarda che non ti porto, eh. Dai, amo. No, va bene. No o va bene? No. Dai, amore, dai. Dai che andiamo, io ho famissima. Va bene. Brava, amore mio. Hai visto come sei brava? No. Siamo partite. Dove sei? Cosa stai facendo? Con quel pennarello in mano. Ti devi sporcare. Quanta fame hai? Io tantissima. Oggi ho mangiato pochissimo e tardissimo. Io tantissima. Anch'io. Se c'è la carbonara, se no quello che mi ha detto la matriciana. La matriciana. Vediamo, vediamo cosa c'è. Ciao. Bimbe, siamo arrivate. Scegliete cosa mangiare. Guarda la pinza, ragazzi, che buona. Mangia, Lani, buonissima. Questa è la pinza alla matriciana, col guanciale, quello che si mette nella carbonara, Vane. Signorina, prendiamo un po' d'aria? Sì, cerchiamo un po' l'ascondino. Ah, l'ascondino? Ma siamo in centro. Vabbè, dai, conti tu, io sono già. No, non ti posso lasciare da sola mentre io conto, Ah, ma adesso arriva la Vane. Conta Vanessa, la Vane conta. Dobbiamo l'ascondino. Facciamo una gara di corsa. Non cadete, non fatevi male. Pronti? Attenti a non cadere. Basta, Vane. Dai, via. Amore, piccina, c'è una macchina, via, spostarsi. Adesso andiamo. No, no, non puoi prenderla, no, ti cade addosso, ti fai male, ti schiaccia come una polpetta. Vai, dai, vieni. Adesso io.
sì, adesso tu. Ma non posso, ma come è fatta? 60 kg su 12 kg. Secondo voi ragazzi posso lanciarmi su Anastasia? No. È impossibile. Dai che adesso arriva la carne. Adesso io corro qui. Occhio, per quello è il portone, possono uscire le macchine. Uno, due, tre, via! Allora, è arrivata la pappa. Hai visto che noi eravamo fuori a giocare e c'era la pappa sul tavolo? Sì. E nessuno ti chiamava? Sì. Buono? Tu hai rubato ancora una patatina a tua sorella? Ti ho beccata. Ti ho beccato. Perché non mangi? Guardate, io piace. Io posso prendere i dolci. Tu sei stata bravissima, Ani. Non hai mai finito una pietanza. Stasera il proprietario del locale ti ha detto che se mangiavi tutto ti dava il dolce e tu hai mangiato tutto. Quindi vorrai un dolce? Sì. No. Bimbe, che bella arietta fresca c'è stasera. Mamma mia, sono piena come un uovo e avevo bisogno di fare due passi. Possiamo giocare un po' la Ma dove giochi a nascondino qua? Mi nascondo, tu mi difendi. Ok, Vane, conta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vieni amore, vieni, che il nascondiglio di Anastasia è difficilissimo. Cosa vede? Ci sei? Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15. 12, 14. Fantastica. Dai, vieni, vieni, tanto Vanessa si è già nascosta. Pronti, via, vai. Pronti. Attenta. Via, trovata. Dove? Non lo so. Ah. Occhio alle bici, eh? C'è la signora in bici, Vane? Brava! 3, 2, 1. Hai vinto tu? Sì. Cosa c'è in questa vetrina? Vediamo un po'. Ah, tutto per la bronzatura. Guardate qui quanti prodotti. Contiamole. Poco andiamo al mare, ragazzi. Andiamo a vedere se è arrivato il dolce. Sì. Cena finita, abbiamo mangiato come maiali, soprattutto io mi sento piena come un uovo. Adesso andiamo a casa, ci prepariamo per andare a fare la nanna. Amorine, siamo arrivati a casa, adesso andiamo a fare nannona. Andiamo a fare la nanna. Io sono veramente, sono piena come un uovo, ho mangiato tantissimo, non sono abituata a mangiare così tanto. Dai, fai la ruota l'ultima volta. Guarda che hai appena mangiato, non hai lo stomaco pieno. Faccio la ronda a te, la verticale e poi vado dalla parte. Beh, vai dove vuoi, basta che ci muoviamo. Dai. Oi. Ah, ma sei brava, eh. Dai, dai, tirati su. Sei stata male. Che c'è? Ti sei fatta male. Ma dove? Al ginocchio. Qui. Hai battuto o sei caduta male con la verticale? Non lo so. Ti fa tanto male? Dai, Vane, sono le 11, io voglio andare a dormire. Adesso ti sei fatta male. Riesci a muoverlo? Prova a sollevarti. Non riesci? Un po'. No.
Ma veramente? Sì. Madonna, che palle. Vani, chiama papà e digli che deve venire un attimo. Riesci a prendere del ghiaccio, Ani? Sì, sì. E vai a prenderlo, che si è fatta male. Ma passa? Dipende, se riesci a camminare, perché ti si potrebbe gonfiare. Se hai preso una storta, ti si gonfia. Ti ricordi quella sera, Sofia? Sì, che ma... le aveva preso la storta alla caviglia. Ma prova solo a fare un attimino a sollevarti. Ti fa tanto male. Madonna, non ci posso credere, io volevo andare. Aspetta. No. Ma dai. Ani, hai preso il ghiaccio? Hai preso il ghiaccio? Brava amore, mettili il ghiaccio. Adesso ti si gonfia, io lo so già. Niente, Vane. Se non ti passa dobbiamo andare in ospedale. Oh, signore. Com'è? No, fa male. Quindi non riesci a muovere, non riesci a sollevarti in piedi? Vanessa si è fatta male. E adesso se non passa dovrò portarla in ospedale. Vane. Guardate qua, aspetta. Vedo il livido, Vane. Qua si vede un po' il livido adesso, eh. Oh, mio Dio. Adesso proverò a portarla su, vediamo, dai. Noi comunque ci vediamo in un altro video. Il video è finito, speriamo vi sia piaciuto. Purtroppo è finito un po' così. Perché fa sempre queste cose, fa le verticali, fa le ruote, ma voi ragazzi fate anche voi tutti i giorni queste cose. Io lo sapevo che prima o poi si sarebbe fatta male, glielo dico sempre di non farle. Era stata una serata così bella, ero piena come un uovo, volevo andare a dormire e invece mi sa che mi tocca andare in pronto soccorso. Domani vi aggiorniamo, vi diciamo come sta Vanessa, va bene? Allora, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao. Ciao.